Racconta il rapporto con la vitiligine ha fatto breccia nell'ambiente dello showbiz prima a Uomini e Donne come tronista e dunque alla casa del grande fratello Deep, costruendo una bellissima storia di amicizia con Raffaello Tonon, ancora oggi viva. Proprio durante la partecipazione a reality ha votato il sacco senza paura sulla vitiligine, una malattia della pelle caratterizzata da chiazze prive della fisiologica colorazione a causa della melanina. Annunciato da Lorella Boccia a rivelo, racconta nuovamente la visione di questa sua peculiarità, che mai prima aveva mostrato dell'ingresso nella casa del GF. L'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha raccontato un episodio accaduto alcuni anni fa, durante un concorso di bellezza. Quando vi ha partecipato, girava con una boccetta di fondotinta. Nessun disagio, ha coraggiosamente ammesso di essere ricorso a questa accortezza esclusivamente spinto dal timore che il pubblico e la giuria fossero impreparati. Nel momento in cui copriva però le proprie gambe, non le riconosceva. Il fidanzato di Ivana Mrazova è totalmente a proprio agio col suo corpo e non prova alcun disagio. Anzi, considera la vitiligine parte integrante della propria identità e sostiene che se anche gli proponessero una pillola per mandar via le macchie, rifiuterebbe perché lui è quello. Due punti lo scontro con l'allenatore di calcio trattando questa tematica, tuttavia il modello rievoca uno spiacevole aneddoto capitatogli in età adolescenziale. Ad appena 15 anni, il suo allenatore di calcio lo umiliò con offese gratuite e inopportune. Ce l'aveva nei suoi confronti. Gli chiedeva cosa volesse farsi di quei pantaloni corti, se non vedeva le sue gambe, sarebbe stato meglio coprirle perché facevano schifo. Ma gli rispose per le rime. Contro i vili pregiudizi pare assolutamente molto forte e nulla mai considerato un problema, merito di mamma e papà, avendo lei fatto prendere per il verso giusto. Talmente è in pace da sperare che i soldi della ricerca li destinano altrove, a cause più importanti. La vitiligine conclude è solo un inestetismo.